Guido Gozzano nacque ad Aglie, in provincia di Torino, nel Canavese, nel 1883. Si laureò in legge, ma non esercitò mai la professione. Collaborò ad importanti quotidiani e periodici, come La Stampa e l'Illustrazione Italiana. Ammalatosi di tisi, combina nel 1912 un viaggio in India, nel vano tentativo di recuperare la salute. Morì nell'agosto del 1916 a Torino. Gozzano è il più originale dei nostri poeti crepuscolari. Nelle sue opere riflette la propria incapacità di una piena adesione alla vita, che egli osserva disincantato, ma con l'anima sempre aperta alla nostalgia e al rimpianto di una vita calma e serena. Nel poemetto La signorina Felicita, quello che più ferma l'attenzione è la virtù di ritrattista e di ambientista. Il ritratto della protagonista è forse il più caratteristico della nostra poesia. Sei quasi brutta, priva di lusinga nelle tue vesti quasi campagnole, ma la tua faccia buona e casalinga, ma i bei capelli di color di sole attorti in minutissime trecciole ti fanno un tipo di beltà fiamminga. Il canavese magicamente staccato sullo sfondo dell'abbaino a telaietti fitti e malinconicamente addolcito da un canto popolare lontano. Come in uno smalto a zone quadre apparve il canavese, Ivrea turrita, i colli di Montalto, la serra dritta, gli alberi, le chiese, la villa, l'orto fra campestre e decorativo, il quadro della marchesa abbandonata nel solaio, gli interni, penso all'arredo squallido e severo, antico e nuovo, la pirografia sui divani corinzi dell'impero, la cartolina della bella Otero alle specchiere, che malinconia, il circolo di borghesia campagnola, per la partita verso 21 ore giungeva tutto l'implito collegio politico locale, il molto regio notaio, il signor sindaco, il dottore. Il poeta è uno dei protagonisti, un poco distante, fra attratto e respinto, fra consenziente e canzonatorio, e solo a tratti felice nelle sue moralizzazioni liriche delle situazioni. Il poemetto si svolge in un piccolo grigio mondo provinciale di un paesetto del Canavese, dove il poeta ha fatto un breve soggiorno. Tornato in città per curare il suo male, che diventa sempre più grave, leggendo che il 10 luglio è la festa di Santa Felicita, il suo cuore torna a Villa Marina, dove aveva trascorso giorni sereni e pieni di speranza, tra il verde dei campi e la cucina, tra le stoviglie a vividi colori. Con la signorina Felicita, ingenua e dolce creatura né bella né brutta, con la quale aveva intessuto un romantico ed innocente idillio, tanto diversa dagli amori cittadini, dove le donne assumono gli atteggiamenti delle eroine dei romanzi, che guastano il cuore ed esaltano l'immaginazione. Nel poemetto sono espressi il presentimento della morte e l'amore per la vita semplice. Il ritmo lento e stanco dei versi rende bene la malinconia sconsolata del poeta, che si risolve nella rassegnazione. L'eguagliatrice numera le fosse. Lo stile linguistico è un alternarsi di periodi semplici, di linguaggio semplice e di periodi e linguaggio complesso. La metrica è rappresentata da sestili diversi endecasillabi con rima non sempre rispettata. Dall'uso di alcune figure retoriche deriva uno stile personale del poeta, una certa trasandatezza coltivata e costruita. Significativa è la metafora che paragona la villa ad una dama antica che ormai avanti negli anni veste da contadina. Bell'edificio triste inabitato, grate panciute logore contorte, odore d'abbandono desolato, fiabe defunte delle sovrapporte. Uno stile semplice e al contempo raffinato che sottolinea lo stato d'animo del poeta, che si abbandona ai suoi ricordi pur senza lasciarsi andare completamente. Giunse il distacco amaro senza fine, e fu il distacco d'altri tempi, quando le amate in bande e crinoline, protese da un giardino venerando, si inchiozzavano forte,
salutando diligenze che andavano al confine. Ed io fui l'uomo d'altri tempi, un buono sentimentale giovine romantico, quello che finco d'essere e non sono.